La lavanda dei piedi è l'immagine scelta dal vescovo di Como Oscar Cantoni per l'immaginetta che ricorda il Concistoro, una scelta spiegata oggi dal neocardinale durante l'incontro con la stampa, voluto dal vescovo all'inizio dell'intensa giornata della solennità di Sant'Abbondio, patrono della città di Como e della diocesi. Una immagine che dice subito lo stile evangelico con cui sono stato costituito cardinale, non per una affermazione personale, non per potermene fare un vanto, ma per vivere più direttamente il Vangelo che ci comanda di seguire Gesù e di lavare i piedi, soprattutto ai più piccoli e ai più poveri. Un incontro nel quale il cardinale ha raccontato i momenti più emozionanti in cui è stato faccia a faccia con il Papa dopo la consegna dell'anello. Tra le altre cose mi ha detto: mi saluti il veggente, è in contatto con quella persona che è un po', sta vivendo questa esperienza spirituale a Maccio, e il Papa mi ha detto tra le altre cose questo, cosa che ho fatto, e ho poi permesso il giorno dopo di fare un collegamento anche. E poi mi ha detto ancora qualche cosa, ma in quei momenti lì si è talmente così sbalottati che non è che poi capisci. Ecco. Però mi ricordo che ha detto: lei è uno che quello che dice lo fa. Ha detto. Dice anche se è costoso. C'è un po' di testardaggine. Il vescovo di Como ha scelto di iniziare gli incontri pubblici da Piazza San Rocco, il luogo del martirio di Don Roberto Malgesini, un modo per sottolineare che quella di Como è una chiesa martire che ha avuto numerosi testimoni e ha pagato un alto tributo di sangue che però porta molto frutto, come ha evidenziato il cardinale. Nella Basilica di Sant'Abbondio, patrono di Como, il cardinale ha rivolto poi un messaggio ai rappresentanti delle istituzioni civili e militari. In un clima purtroppo di sfiducia, di grande sfiducia, di grandi tensioni, sia all'interno della realtà civile, ma ahimè anche nella realtà ecclesiale, questo è importante poterlo dire. Quelli che si impegnano con generosità, con passione, con coerenza, cerchino di essere capaci di dare il meglio di loro stessi.